Buonasera, siamo in realtà questi primi minuti di presentazione. Io volevo solamente fare un saluto da parte dell'Istituto Parco di Bologna. Siamo molto contenti di questa collaborazione sulla storia orale con il Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà e della presenza, insomma, qua sia di Giovanni Contini e di Giulia Zitelli Conti, quindi della collaborazione con AISO. Io lascio subito la parola a Jacopo Lorenzini, che è in realtà il vero coordinatore del corso del Dipartimento, e per questi due incontri su storia orale, lineamenti e metodologie. Grazie, Donna. Allora, questo è un incontro che sta all'interno di un seminario metodologico pratico che stiamo conducendo per il primo anno all'Università di Bologna, ci sono alcuni partecipanti appunto del seminario, e questo seminario è composto da una parte introduttiva appunto metodologica sulla storia orale e alcuni incontri di approfondimento sul tema sul quale ci eserciteremo a praticare storia orale, che è la memoria della guerra fredda in un contesto di media città come Bologna, e si concluderà con la produzione di alcuni fonti orali, quindi la produzione di interviste da parte dei partecipanti al seminario e in città, e la discussione, poi la trattazione di questi materiali per la loro archiviazione o per il loro utilizzo all'interno di una ricerca. E oggi è il primo dei due incontri ai quali interviene AISO, l'Associazione Italiana di Storia Orale, nelle persone di Giovanni Contini, ex presidente dell'AISO e presidente dell'Istituto per la Storia della Resistenza di Pistoia, e Giulia Zitelli Conti, dottoranda a Roma 3 e vicepresidente attuale dell'Associazione Italiana di Storia Orale. Noi ci siamo ancora così che rompo io il ghiaccio per non sfigurare intanto grazie, insomma, per l'invito, e volevo chiedervi, visto che avremo due incontri insieme e di cui che comunque sono aperti, quindi se siete tutti studenti, se c'è qualcosa fatto, e quindi se chi non è studente ha già lavorato con le fonti orali in qualche ambito. Guardo solo te perché mi sa che... Sì, sono l'unico, forse non studente. Non ho mai lavorato con le fonti orali, ho fatto ricerche in passato con fonti d'archivio, però il tema che ho affrontato si presta bene anche per l'esplorazione con le fonti orali, perché mi sono occupato di criminalità organizzata, storia del Novecento ovviamente. Le fonti d'archivio erano del periodo fascista, però mi è capitato poi, se alcuni leggessero la mia ricerca, di ricevere riscontri, storie familiari, memorie di parenti, quindi insomma suscettibile di ulteriori esplorazioni. Allora, ho visto questo corso e ho pensato, ma perché no, allora ascoltare un po'. Grazie. Okay. Sono professore giudiziale e lavoro in Io sono studentessa, sto facendo un progetto sulla RAI, BBC e RAI nelle decadi successive alla guerra. Se il passaggio successivo, se dovessi continuare, sarebbe poi intervistare ascoltatori per vedere come viene recepita in Italia la cultura britannica. Ho tantissima esperienza con gli archivi scritti, però meno con la storia orale, quindi mi interessa molto imparare la metodologia. Io sono studentessa, ma lavoro per una società di consulenza in ambito culturale a Bologna, e ci occupiamo anche di processi di coprogettazione, e in particolare per un progetto stiamo attivando un processo di ascolto della comunità che ci racconterà il suo proprio legame con il territorio in maniera orale, e quindi in questa occasione ci è sembrato utile capire quali potessero essere le metodi e delle metodologie appropriate per farlo più consapevolmente. Tra gli studenti e le studentesse invece siete tutti di triennale, giusto? Quindi non avete per caso mai rapporto, lavorato, no? Sono magistrale. Magistrale, sì. Anche. Io sono in materia di storia culturale.
Ok, perfetto. Su che tema? Sul collettivo di avvocati che è nella Bologna degli anni 70. Sappiamo. Non ho mai lavorato, però forse per la tesi potrebbe risultarmi utile, quindi insomma, okay. Vedi, provando. Dà l'idea del tema? Sì, sì, anche io con la professoressa Rovatti e ho ricevuto un carteggio di un esule in Cecoslovacchia in seguito a al periodo partigiano per un processo che si è intentato contro e sto cercando di ricostruire la sua vicenda e in parte diciamo anche la realtà degli esuli in Cecoslovacchia e quindi per ricostruire la sua vicenda c'è tutta una parte biografica legata comunque anche alla ricerca orale attraverso parenti o conoscenti e quindi sì. È un carteggio biennale, triennale, inedito che è stato depositato alla Fondazione Gramsci di Germania. No, ve lo chiedevo perché insomma noi poi particolarmente parleremo di fonti orali per la ricerca storica, per la ricerca soprattutto per la storia contemporanea, però in realtà è una tipologia di documento che chiaramente si presta bene a tante altre professionalità, no? E quindi magari ecco, se avete anche delle curiosità di volta in volta, dei contributi internet, insomma, vediamola un po' come un dialogo tra noi in continuazione, proviamoci. Però partiamo appunto dicendo che cos'è la storia orale. Storia orale è una metodologia, un approccio diciamo, che fa uso di fonti orali per la ricerca storica, un uso prevalente o comunque insomma al pari di altri punti. Però che cosa sono queste fonti orali? Diciamo, in senso molto stretto, ed è quello di cui soprattutto parleremo, sono le interviste. Però in realtà, in un senso più ampio, sono fonti orali anche le registrazioni di trasmissioni radiofoniche, per esempio, di eventi pubblici, manifestazioni, performance canore, sono registrazioni, in questo anche noi l'antropologia ha tanto accumulato soprattutto, di proverbi, di favole, sono i racconti, se vogliamo, trasmessi di generazione in generazione in maniera appunto orale, possono essere anche le intercettazioni telefoniche, quindi insomma è una varietà, diciamo, un'eterogeneità di documenti che potremmo in qualche modo considerare, possiamo considerare fonti orali. Però ecco, noi ci concentreremo anche perché la parte esperienziale che farete durante il seminario riguarderà questo, sull'intervista. Però l'intervista per la storia orale si caratterizza, diciamo, di alcuni tratti che la distinguono anche rispetto a un'intervista, per esempio, che fa un giornalista o un altro, insomma, professionista. E queste caratteristiche, queste particolarità, vanno a connotare sia proprio la natura del documento, sia il trattamento, il modo in cui lo dobbiamo trattare. Innanzitutto, l'intervista è un evento comunicativo, quindi è un dialogo, un incontro tra due o più persone e noi andiamo a provocare con la nostra stessa presenza, prima ancora che con le nostre domande, quindi con il nostro corpo, sappiamo che i nostri corpi non sono affatto neutri, con le nostre soggettività e tutto questo contribuisce a costruire la fonte insieme alle domande che poniamo, insieme a tutta un'altra serie di cose che adesso insomma andremo un po' a snocciolare. E quindi sono fonti tendenzialmente costruite, cioè noi le possiamo anche reperire in archivio, esistono tantissimi archivi orali e sonori a cui possiamo attingere in condizioni diciamo varie, però anche quelle sono fonti che qualcuno che tendenzialmente ricercatore, una ricercatrice, un studioso, un professionista ha costruito. Questa è diciamo una prima caratteristica. Le andremo a vedere facendo un po' riferimento, scusate se riesco a dirlo, a questo documento che potete trovare sul sito dell'Associazione Italiana di Storia Orale, che sono le buone pratiche per la storia orale, che è diciamo un po' una bussola che è stata pensata per chi appunto fa uso di fonti orali, che non vuole proporre però degli standard e delle ricette, perché una delle forse la prima cosa che dobbiamo dire sulla storia orale è che non c'è un modo giusto di farla e di praticarla, ma che anzi l'eterogeneità di approcci, attitudini, modalità di raccolta, noi la teniamo molto a valore, proprio perché sono fonti estremamente soggettive.
Quindi, però diciamo, questo documento ci aiuta un po' a riflettere su quali sono le caratteristiche comuni. Quindi abbiamo detto sono narrazioni che noi provochiamo, sono fonti relazionali perché nascono dalla relazione che c'è tra due persone e tutto ciò contribuisce a renderle delle fonti uniche e irripetibili. Cioè noi stessi, andando a intervistare anche lo stesso testimone in un momento diverso della nostra vita, in un momento diverso della vita del testimone, in un momento diverso del contesto, diciamo, sociopolitico in cui ci troviamo, potremmo avere un racconto e sicuramente avremo un racconto diverso di quello stesso tema che andiamo a indagare. Anzi, ci sono storici orali che diciamo, molto hanno lavorato proprio in questo senso, tornando nel corso degli anni dalle stesse persone e lavorando anche su questo, come la memoria cambia. È molto interessante. Cambia il contesto, cambia la testimonianza. Diciamo che generalmente si dice che una scintilla che fa nascere una buona intervista è quando riconosciamo, diciamo, l'uno nell'altro una prossimità nella differenza. Cioè quando intervistato e intervistatore riconoscono uno o più elementi, diciamo, che in qualche modo li legano, ma allo stesso tempo c'è quella differenza che può essere genere, di provenienza sociale, di generazionale, cioè può assumere diversi caratteri, che crea un po' quella sfasatura fra i due, per cui la banalizzo molto, ma insomma una persona che ha partecipato al 68, che intervista un suo coetaneo che ha fatto il 68, produrrà un certo tipo di documento, una generazione diversa probabilmente produrrà un documento che insomma ha delle ricchezze diverse. Sono fonti ovviamente della memoria, cioè sono fonti, anzi potremmo dire che la storia orale in qualche modo ha contribuito anche a fare della memoria un tema storiografico, oltre a renderla un documento. E sono quindi fonti di oggi che ci parlano di un passato più o meno recente, ce ne parlano da questo presente preciso specifico e hanno dentro di sé delle attese rispetto al futuro. Ora queste cose magari sembreranno un po' così teoriche adesso, però sono sicura insomma che quando farete le vostre interviste le praticherete e vi sembrerà tutto abbastanza immediato. Quindi questo vale sia chiaramente per la persona che viene intervistata, sia però per l'intervistatore. Ecco, chi andiamo a intervistare? Andiamo a intervistare persone nelle quali riconosciamo e siamo fatti di portare una memoria che ci interessa, tendenzialmente. A livello, diciamo, di storia, della storia orale, in particolare italiana, tra i temi più indagati con l'utilizzo di fonti orali nella storia contemporanea ci sono sicuramente la guerra, la resistenza, il mondo del lavoro, il femminismo, tutta la stagione, diciamo, dei movimenti. Ci sono anche i margini sociali, i quartieri periferici, da Roma penso alle borgate e ai borghetti, margini sociali anche intesi come per esempio le realtà manicomiali sono stati, diciamo, quello oggetto di studio con l'uso di fonti orali, e migrazioni, temi ambientali legati soprattutto direi alle catastrofi, diciamo così, mettiamole tra virgolette, insomma c'è una pluralità di temi. E, però diciamo che particolarmente in Italia, poi magari Giovanni su questo ce n'ha da raccontare, sono soprattutto, diciamo, quelle che una volta erano chiamate le classi subalterne, comunque diciamo le persone che fino a un certo punto non avevano avuto spazio nella storia ad essere principali, diciamo, protagoniste delle raccolte delle voci della memoria sin dal secondo dopoguerra. In altri contesti nazionali non è andata così, o almeno non è andata subito così, o almeno ci sono già altre correnti in origine. Per esempio penso al mondo anglosassone, al mondo statunitense, dove la storia orale nasce anche, diciamo, proprio con, come raccolta anche delle classi, delle voci delle classi dirigenziali, degli industriali, dei politici, no? Invece in Italia, per gran parte della sua storia, la storia orale è stata anche una storia militante.
E questo ha implicato tutta una serie di cose, magari ci torneremo, perché è una storia estremamente affascinante, ma se mi perdo su questo non ne usciamo. A noi interessa dell'intervista, di ciò che raccogliamo, ci interessa, diciamo, non solo quello che ci viene detto, quindi il contenuto, l'informazione, ci interessa anche la modalità con cui viene raccontata, quindi ci interessano anche le pause, le omissioni, gli errori, le ripetizioni, ci interessano i gesti, i silenzi, ci interessano anche gli sfruttamenti in un'altra lingua. Questo per esempio è un esempio che faccio spesso. Mi è capitato di partecipare alla raccolta di un'intervista nel quartiere africano di Roma di una persona arrivata dall'Eritrea in Italia dopo il 2008. È un ragazzo giovane che parla abbastanza bene italiano, che ha fatto tutta la sua intervista in modalità storia di vita, quindi ci ha raccontato tutta la sua vita, anche se molto giovane, utilizzando l'italiano. A un certo punto gli abbiamo chiesto di raccontarci il modo in cui ha attraversato il confine e in sostanza il suo viaggio attraverso il Mediterraneo, e a quel punto gli ho detto: no, io questa roba qua la posso raccontare solo nella mia lingua, e ha cominciato a parlare in tedesco. Questa cosa è cioè, per noi ha un senso, okay? E quindi vabbè, questo nel momento in cui registriamo accogliamo tutto quanto quello che ci viene detto, anche quello che non ci interessa, anche quello che non ci piace, anche quello su cui non siamo d'accordo. Un'intervista di storia orale non è un dibattito, non è una dimostrazione di quanto siamo competenti sull'argomento, è prima di tutto e soprattutto ascolto. Accogliamo tutto. Se mai, diciamo, se queste interviste possono essere anche molto molto lunghe, semmai se abbiamo esigenze di tempo, di diciamo, stringere su quello che ci interessa, cerchiamo di circunnavigare, di riportare il testimone o la testimone sui temi che più strettamente ci interessano, però dobbiamo essere disposti anche a, diciamo, andare su altri sentieri, altre strade, perché molto spesso sono le cose poi più interessanti. Cioè, la storia orale ha questa capacità straordinaria proprio di ribaltare i temi delle nostre ricerche, perché ci apre degli orizzonti nuovi se siamo disposti ad ascoltare in maniera attiva. Dopodiché, ha raccolto tutto quanto, portiamo il nostro documento a casa, ce lo riascoltiamo, lo trascriviamo, tutte cose per le quali torneremo, e in quel momento lo approcciamo in maniera critica, confrontandolo anche con altre fonti e utilizzando gli strumenti che sono propri delle scienze storiche. Le interviste orali sono interviste, come dicevo, ampie, quindi bisogna prendersi il tempo di farle, di registrarle, di digerirle, non collocarle, se potete, all'interno di una giornata dove avete 8.000 appuntamenti e vi riservate quella mezz'ora di tempo, perché non funziona, non vengono bene, bisogna andarci, diciamo, no? Lo vedrete la prima volta che vi capiterà. Un'intervista riuscita è un'intervista che vi smuove qualcosa dentro, e quindi dovete avere il tempo voi stessi, non solo, diciamo, il tempo di registrazione, di ascolto, eccetera, ma anche il tempo voi di digerire quello che è l'esperienza che state facendo. E poi magari torniamo, diciamo, su alcuni consigli più tecnici, e però ci sono almeno altri due nodi che accenno solo, poi li vedremo soprattutto nel prossimo incontro, che riguardano le questioni deontologiche e gli obblighi di legge. Per utilizzare un'intervista bisogna avere una liberatoria, abbiamo un modello che discuteremo insieme, anzi che vi verrà inviato dopo questa sera, in modo tale che ve lo leggete, e il prossimo incontro che avremo insieme per il 15 di febbraio ne parleremo approfonditamente. E l'altra questione, secondo me, sulla quale forse si potrebbe anche ragionare all'interno di questo seminario, è la restituzione. La restituzione è una parola chiave della storia orale. Noi quando registriamo una voce della memoria, quando la raccogliamo, il nostro testimone, il nostro narratore ci sta facendo un regalo, ci sta donando il suo tempo, le sue memorie, la sua intimità, spesso ci racconta cose anche, insomma, della sua storia di vita, che possono essere sensibili, cioè ci sta facendo veramente un dono. Il minimo
secondo me, che possiamo fare come studiosi e studiose è restituirgli qualcosa di questo lavoro che abbiamo fatto. E quindi ecco, bisognerebbe forse anche immaginare anche in questo stesso seminario una modalità di restituzione che potrebbe essere che vada dalla semplice restituzione, diciamo, della trascrizione dell'intervista filmata, magari la si commenta insieme, a assumere le forme più creative che vengono in mente, documentari, podcast, mostre o via dicendo. E io forse mi fermo qui per un momento. Ma dunque, devo dire che sei stato talmente esaliente che se a te è bisogno di parlare di me, anche io mi sento un po'... No, niente, come ha detto Giulia, abbiamo, tra l'altro le chiamiamo fonti, no? Le chiamano fonti di storici. Fonti dà un'idea di qualcosa che viene in qualche modo trasmesso, è il passato che ci arriva, no? Senza mediazioni, no? In realtà non è mai così, neanche per le fonti tradizionali, e ancor meno per le fonti orali, perché, come diceva anche Giulia, in realtà il risultato del nostro lavoro, la fonte orale, il risultato delle nostre interviste, è in qualche modo il punto terminale di una specie di patteggiamento tra l'intervistato e l'intervistatore. Non bisogna mai dimenticare, appunto, siamo di fronte a un essere umano o a più esseri umani, e noi stessi siamo esseri umani, e quindi, come diceva lei, è importante il corpo, sono importanti gli occhi, come noi segnaliamo per esempio anche il disaccordo. Io mi ricordo, cioè, una delle prime interviste che feci tanti anni fa con una signora che mi parlava della necessità di picchiare i bambini, no? E allora io non ero d'accordo e ho cominciato a giocare con una monetina, avevo tutto quanto registrato in video, no? E si capiva benissimo che io non ero d'accordo, ma non lo dicevo, no? Però lo esprimevo. Quindi questo tipo di cosa non va mai dimenticato il fatto che quando noi arriviamo di fronte a un testimone, a una testimone, noi abbiamo una certa idea, in qualche modo siamo un po' avvantaggiati, perché noi questa persona la vogliamo intervistare perché ha fatto parte di una fabbrica, no? È stato un operaio in una fabbrica, oppure ormai non è più possibile, oppure ha partecipato alla resistenza. La persona che viene intervistata in realtà si chiede: ma questo chi è? No? E infatti nella storia orale il ruolo dei mediatori è molto importante. In alcuni casi sono state chiamate guide indiane, insomma, è anche un po' brutta come cosa, insomma, non so. Oggi non si utilizzerebbe più questo termine, ma insomma, per dare l'idea di qualcuno che è interesterno, che ha fatto parte del mondo del testimone e che in qualche modo lo tranquillizza sul fatto che chi arriva dall'esterno a intervistarlo non è esattamente un alieno totale, ma è qualcuno che può essere accettato. Comunque, proprio per questa caratteristica del rapporto di storia orale tra il testimone e l'intervistatore, una cosa molto raccomandata, se possibile, io poi lo dico, ma non l'ho quasi mai fatto, quindi è una cosa che però ne sono sempre più convinto, anche perché ho visto i risultati di quelli che l'hanno fatto per davvero. Se si torna più volte, non dico di tornare come Mario Calegari, che ci è tornato una vita con questi suoi partigiani che alla fine gli faceva da badante, no? Quando tutti erano vecchi. Insomma, però tornare più volte a intervistare la persona è estremamente utile, prima di tutto perché si è rotto il ghiaccio, poi perché la persona nel tempo che passa tra la prima intervista, la seconda e la terza riflette, no? Dice: oh, ma non ho raccontato questa cosa, oppure questa cosa l'ho raccontata, ma forse ora io parlo dei testimoni qualitativamente migliori, perché poi, come tutti gli esseri umani, ci sono buoni e cattivi testimoni, buoni e cattivi intervistatori, ma io parlo dei testimoni che sono capaci di fare quello che Ronald Gray, che è un importante storico orale americano, dice, quando scatta quel meccanismo per cui il testimone si rende conto
che la sua esperienza è storicamente, storiograficamente, antropologicamente interessante, no? Dice Perbacco, che poi sono spesso le stesse persone che all'inizio dell'intervista ti chiedono: ma perché intervista me? Io sono soltanto un partigiano così, di base. Perché non intervista il mio comandante? Lui le sa le cose, cioè mi è successo tante volte. E poi regolarmente queste persone che dicono all'inizio questo, regolarmente, molto spesso, poi sono quelle che danno un'intervista più interessante. Anche perché forse non ci hanno mai pensato prima. E quindi, ecco, però poi quando noi andiamo via, quelli cominciano a riflettere, no? E la volta dopo ci dicono cose, molte cose in più. Ci sono addirittura dei casi, non molto numerosi ma significativi, di qualcuno che viene in qualche modo sollecitato a pensare a se stesso, no? In forma, quasi sdoppiandosi, no? Cioè a riflettere oggi sul suo sé di un tempo, e questa cosa produce testi, libri, cioè, ci sono un paio di casi che ho visto direttamente io, di persone che poi alla fine hanno pubblicato un libro partendo proprio da questa intervista che li ha stimolati, no? Quindi questo discorso del rapporto tra testimone e intervistatore è fondamentale, bisogna sempre ricordarselo, appunto, e non pensare che si sia, che non è una fonte, non è un diritto che sia, è quello che butta fuori le informazioni, no? Una volta l'avevo paragonato a un campo magnetico, no? Positivo, cioè siamo in una situazione, in una relazione tra l'altro nella quale probabilmente quello che noi vogliamo dal testimone non coincide con quanto il testimone pensa che noi vogliamo sapere da lui, cioè sempre per citare, mi sembra Grele, lui ha la sua bella storia da raccontare, no? E noi abbiamo naturalmente, ascoltiamo la sua bella storia, ma siamo andati da lui perché volevamo sapere qualcosa su un determinato argomento. Allora c'è un po' una tensione tra queste due intenzioni, che è, come diceva prima lei, estremamente produttiva, no? Quando c'è una situazione appunto di scoperta reciproca, no? Quando il testimone riesce a prendere in mano l'intervista, no? Allora è quando si riescono a ottenere i risultati più sorprendenti. Parlavo prima di Manlio Calegari, che ha scritto un bellissimo libro che vi consiglio di leggere, che si chiama La sega di Hitler, che è un libro su un gruppo di partigiani che appartenevano a una formazione particolare, perché era una formazione che non era una formazione di gappisti, ma non era neanche una formazione di montagna. Erano partigiani che vivevano nelle loro case, si vedevano e di notte andavano a fare delle azioni, rischiando moltissimo, non facendo prigionieri e non essendo fatti prigionieri. Quindi una situazione estremamente dura, no? Estremamente senza mediazione, insomma, no? E lui ha preso questi è entrato in contatto con questi membri di questa formazione, Balilla si chiamava, tra l'altro, anche noi sono interessati, cioè, questi nomi fascisti applicati però siamo a Genova, quindi è forse un'altra cosa ancora. E all'inizio, poi tra l'altro, ha trovato i primi testimoni che gli hanno detto: no, guarda, la storia della nostra formazione è stata scritta negli anni 50 dal nostro dirigente, vatti a leggere quella. Un altro che gli ha detto: sì, ho capito che vuoi sapere te, ma io non te le dico, queste cose non te le dico. Perché lui voleva sapere qual era stato il vissuto di questa esperienza così dura e drammatica, no? Non gli interessava sapere quali erano i risultati militari, politici, delle azioni che avevano fatto, ma lui voleva sapere: quando avete preso una trentina di fascisti fatti prigionieri dalle formazioni di montagna, li avete portati dove i fascisti avevano fucilato 10 partigiani e li avete fucilati facendo una contro rappresaglia, che cosa è successo? Che
che effetti hanno avuto su di voi? Perché su questa cosa qui si sapeva di questo fatto, ma non si sapeva assolutamente nulla del tipo di reazione. E allora in realtà i vecchi partigiani, che all'epoca su questo tipo di reazioni emotive non avevano neppure un linguaggio per esprimerle queste cose, cioè non si poteva fare le femminucce di fronte alla morte, no? Bisognava avere un atteggiamento sprezzante. I lavori fatti da Bermani, che ha intervistato i partigiani quando erano ancora giovani, fanno oggi impressione, perché questi parlano della morte come se fossero noccioli, cioè una cosa, no, normale, una cosa non drammatica neppure. Allora, in questa relazione, ecco che i vecchi partigiani hanno raccontato: sì, io poi non ho dormito per non so quanti mesi, io ho pianto per 2 giorni interi, ho vomitato, cioè è venuta fuori una componente del vissuto personale che è estremamente interessante se uno vuole scrivere e capire, no, anche qual era il mondo dei partigiani. Quindi questo discorso di riuscire a entrare nel mondo, nel vissuto del testimone è fondamentale. Noi lo strumento che noi abbiamo è costruire, chiedere ai nostri testimoni che ci raccontino la storia della loro vita, la storia di vita. Ora, perché questo? Perché intanto è una cosa che mette molto, molto spesso a suo agio la persona che viene intervistata, perché tutti sanno più o meno parlare della propria vita, no? Poi anche perché una volta raccontata questa storia di vita, una volta che noi abbiamo potuto ragionarci sopra, anche durante l'intervista, da questa storia di vita emerge un profilo psicologico, cioè si riesce a capire con chi è la persona con la quale stiamo parlando. Perché all'inizio noi abbiamo delle informazioni estremamente scarse, sì, è una persona che ha fatto la staffetta partigiana, vabbè. Poi nel dopoguerra è stato coinvolto anche in attività politica, ha scritto qualcosa o non ha scritto nulla, insomma abbiamo delle informazioni veramente telegrafiche. Nella storia di vita noi vediamo invece chi è questa persona, e quando la studiamo meglio a freddo dopo a casa nostra con la trascrizione, ci rendiamo conto proprio da come il racconto della vita è stato compresso in alcune parti e allargato in altre, no? Da come alcuni episodi sono saltati, mentre altri episodi sono stati estremamente caricati. Sono tutti elementi che ci danno un profilo, un'idea molto, molto, molto interessante della persona con cui stiamo parlando. Io mi ricordo un'intervista di tanti anni fa con una partigiana, Maria Luigia Guaita, del Partito d'Azione a Firenze, e lei raccontava che il padre, essendo un personaggio molto autoritario, convinto che le donne stanno bene in casa, ma cosa vuole studiare a fare, cioè lei aveva fatto il liceo stiamo parlando degli anni 30, dei primi anni 30, in contrasto col padre, si era imposta, lei voleva studiare. Quando c'è stato l'esame di maturità, per avere un risultato ancora più brillante, si è impasticata con la simpamina. Così dice, allora Ale, faccio una cosa. Poi gli hanno spostato l'orale e lei praticamente, quando è arrivata a essere interrogata, era completamente confusa, era una situazione, è stata bruciata, no? Lei mi ha raccontato questo. Poi subito dopo mi ha raccontato di come è entrata nella resistenza, ma non c'era soluzione di continuità. Cioè sembrava che l'esame di maturità fosse avvenuto nel 43 e nel 44... nello stesso 43 lei aveva, in realtà erano passati 20 anni, no? Che lei, nei quali lei aveva dovuto fare da segretaria a suo padre, che era un avvocato, e lei queste cose le aveva completamente cancellate. Questo è molto significativo, è molto interessante. Cioè,
Questo non per dire che la storia di vita non è vera, no? Ma per dire che nella storia orale, dato che si tratta di qualcosa di, che ha a che fare con la soggettività, in realtà il modo attraverso il quale le persone hanno vissuto un'esperienza, il modo attraverso il quale la raccontano, la ricordano, è estremamente significativo, perché insomma non ci sono eventi personali e pubblici che non accadono a qualcuno. Quindi, se volete, questo sta a significare che il punto di vista della storia orale effettivamente crea un ribaltamento di paradigma rispetto a una storiografia che poi finisce sempre per essere ancora molto ancorata a un'impostazione di tipo positivistico. Cos'è veramente successo, no? No, chi ha fatto veramente quella cosa lì? Quanti erano? Naturalmente poi è chiaro che noi abbiamo bisogno di sapere anche questi elementi oggettivi, anche per misurare il grado di distanza, di separazione che c'è tra questi elementi oggettivi e quello che le persone ci raccontano. Ma insomma, a una persona la vera cosa che gli è successa è quella che è successa, che lei crede che gli sia successa, no? Non quella che io posso dedurre da altre fonti e pensare che lei mi menta, no? Lei mi sta raccontando la sua verità, mi sta nascondendo certe cose perché per lei non sono interessanti. Allora è interessante per me sapere perché per questa persona non sono interessanti. Questa cosa vale per le interviste individuali, no? Queste storie che hanno compressione, ci sono personaggi che spariscono, personaggi che improvvisano, personaggi impossibili. Anni fa ero a Los Angeles alla Shoah Foundation e c'erano le testimonianze dei sopravvissuti ad Auschwitz e ad altri campi, perché sapete Auschwitz era fatto di molti campi e sottocampi, e c'erano alcuni che erano stati in dei campi dove Mengele non c'era mai stato, ma raccontavano con grande convinzione di essere stati in presenza di Mengele e di ricordarselo benissimo, invece non era possibile. Ma questo perché? E lì anche questa è una cosa molto interessante. Loro raccontano cose prese dalla letteratura, molto probabilmente perché a un certo momento della loro esperienza di detenuti in attesa di morte nel campo di annientamento, la loro capacità reattiva, la loro capacità di osservare le cose, no? Era talmente crollata che le uniche cose che potevano essere interessanti per loro erano trovare una buccia di patata, riuscire a recuperare un pezzettino di pane, addirittura un torso di cavolo, cioè questa era tutta la loro vita, tanto che si dimenticano per esempio dell'impiccagione di persone che stavano nella loro stessa baracca, no? Se ne dimenticano e poi dopo, tornati normali tra virgolette, in qualche modo si vergognano di avere questo buco, di non ricordare, e si vergognano anche perché ricordano l'umiliazione estrema, dell'estrema condizione nella quale erano stati messi, no? E quindi ricorrono a, come dire, a delle stampelle che sono appunto la letteratura, quello che hanno poi letto e che inconsciamente incorporano nella narrazione. Ma insomma, sapere questo per noi non è una cosa secondaria, è una cosa importante, non è che ci hanno mentito, ci hanno in realtà raccontato veramente cosa è successo alle loro teste, alla loro sensibilità, al loro corpo. Cancellazioni e spostamenti poi sono cose che accadono anche quando si parla non di memoria personale ma di memoria collettiva, no? Per cui non so, una comunità che può essere un paese, una fabbrica, una miniera, spesso costruisce un racconto di questa comunità che poi non corrisponde a quello che realmente è successo, no? Per esempio nei paesi di strage spesso si tende a dare la colpa della strage non a chi ha fatto la strage, cioè non ai tedeschi che hanno fatto, ma a qualcun altro.
spesso sono i partigiani, ma può essere anche un prete che in quel giorno non c'era, oppure può essere un mediatore di bestiame che è stato visto parlare un attimo con i tedeschi, oppure può essere una persona che parlava tedesco e che quindi ha cercato, parlando con i tedeschi, di evitare la strage, ma siccome lui ha parlato con i tedeschi poi hanno fatto la strage, viene fuori che questa persona in qualche modo è coinvolta nella strage. I partigiani sono la cosa più comune, no? Voi sapete che le stragi del 44 in Italia non sono quasi, molto spesso non sono delle rappresaglie, cioè sono una sorta di terrorismo preventivo. I tedeschi hanno sperimentato le forze partigiane in Russia già da un bel po', e vogliono in tutti i modi evitare che questa cosa succeda in Italia, e quindi hanno bisogno di una popolazione assolutamente passiva. La popolazione non deve dare fastidio, non deve in nessun modo aiutare il nemico, no? E quindi qualunque cosa entri a turbare questa immagine suscita una reazione violentissima. Talvolta questa reazione violentissima è addirittura prescinde completamente dal comportamento delle persone ed è in relazione soltanto al fatto che la popolazione di un determinato villaggio è proprio disposto su una delle linee di resistenza che devono frenare gli alleati che stanno arrivando dal sud verso nord e che poi verranno fermati per molti mesi sulla linea gotica. Quindi la vera storia delle stragi è questa qui, cioè le stragi sono un tipo di terrorismo preventivo che deve anticipare la saldatura tra partigiani, che ancora non ci sono neanche, tanto che sono nella fase proprio aurorale, e la popolazione. I partigiani in quella fase lì sono dei ragazzi che scappano dalla Repubblica Sociale, perché sennò saranno fucilati, si nascondono in montagna, in collina, e poi siccome i fascisti fanno delle retate per prenderli, poi fucilano, allora trovano delle armi. La resistenza comincia così, cioè comincia come fortemente stimolata da un bisogno pratico di resistere alla pressione del nemico. Ma poi, per la popolazione che viene colpita dalla strage, questi ragazzi in armi sono persone che hanno fatto delle azioni contro i tedeschi, no? E non importa se le stesse azioni fatte in un'altra zona non hanno dato luogo a nessun tipo di reazione tedesca, no? In altri termini, non importa il fatto che in realtà la cosa fondamentale per i tedeschi era il posto dove avveniva l'attività dei partigiani e la loro già determinazione in partenza di stroncare sul nascere il rapporto tra la popolazione e i partigiani. Dopo la strage, questa cosa sconvolgente che colpisce paesini piccolissimi causando centinaia di morti, che poi spesso non sono neanche soltanto uomini ma sono anche vecchie, donne, bambini, in alcuni casi addirittura con degli scempi dei cadaveri pazzi. Cioè, dovete immaginare questi paesi come luoghi dove si sfiora proprio la follia. No, non si sfiora, ci si entra tranquillamente, è l'inferno. Tra l'altro, in questi paesi i luoghi dove le persone vengono uccise sono sempre lì presenti, quindi non è possibile dimenticarseli. Perché lì è morto il tale, lì è morto quell'altro, no? C'è proprio una costellazione, il cimitero e il paese si coincidono, no? C'è una difficoltà a dimenticare, a compiere quell'operazione, appunto è la sublimazione del lutto, no? L'elaborazione del lutto, perché si è continuamente riportati dentro quegli attimi, quei momenti terribili, e in realtà chi sono i partigiani? I partigiani purtroppo si trovano nella situazione del perfetto capro espiatorio, no? Sono contemporaneamente esterni perché sono armati, facciano un gruppo così, ma sono anche interni perché molti di loro sono conosciuti, sono del villaggio vicino, quindi
la condizione dell'intero esterno è tipica del gruppo sociale o della persona destinata a diventare un capo espiatorio, no? Quindi in realtà poi nella memoria del paese i tedeschi che hanno ucciso vengono in qualche modo trasformati in forze non umane e quindi non colpevoli, no? Un leone, un ciclone, un'alluvione, un tornado, un incendio, no? I tedeschi sono questo. I partigiani sono quelli che, secondo questa cosa, in realtà invece ben conosciuti, nome e cognome, hanno provocato questa forza naturale e vengono accusati. Allora, in realtà, questo tipo di distanza tra la realtà delle scelte dei tedeschi e dei massacri e l'interpretazione e la colpevolizzazione che ne nasce, tra questa distanza è molto interessante per noi perché ci dà un'idea, se non altro, del vero rapporto tra popolazioni civili e partigiani nella fase iniziale della resistenza, che non erano così idilliaci come sono stati poi raccontati dopo, a guerra finita, dopo che tutti si erano in qualche modo, come dire, erano cresciuti politicamente, i partigiani ma anche i contadini che avevano fatto le lotte contro la mezzadria, insomma, e rileggevano a posteriori quell'esperienza lì con i loro occhi di dopo, no? Di persone ormai che si erano formate una coscienza politica. In realtà il rapporto iniziale tra partigiani e popolazione erano stati dei rapporti abbastanza ambigui, dove in realtà i partigiani erano ancora molto influenzati anche dall'educazione fascista che avevano avuto, quindi non necessariamente avevano quel rispetto se erano cittadini nei confronti dei contadini, perché sui contadini pesava questa atavica, questo atavico giudizio. Così lo schiavo della zolla, il cesellatore della zolla, cioè tutte queste battute che e in realtà per i contadini i partigiani erano dei ragazzi che dicevano cose molto interessanti, che loro aiutavano perché si aiutano le persone in difficoltà, si dà da mangiare agli affamati, si dà da bere agli assetati, eccetera eccetera, c'era una forte componente anche religiosa. E però quando c'è la strage, allora questo rapporto, no, che ancora è... Non, i partigiani non sono ancora per niente pesci nell'acqua, come è stato detto dopo, no? Gli italiani non sono tutti uomini alla macchia, un popolo alla macchia. Alla macchia ci sono loro, gli altri stanno lì, ma insomma... E quindi in qualche modo questo tipo di distanza ci dà un'idea dell'importanza... così di quanto questa memoria collettiva ci permette di capire qual era realmente il rapporto che c'è, che insomma è un po' come se si riuscisse a rompere un anacronismo, no? E a riconsiderare i rapporti tra partigiani e popolazione come erano realmente all'epoca. Io so quanto sono andato avanti, purtroppo. Questo non si può fare confrontando ciò che ci dice la fonte orale con l'altra documentazione, certo. Esatto. Sì. È una cosa, anche per esempio, non so, nel caso dei distretti industriali, dove questo l'ho raccontato miliardi di volte, ci mi vergogno un po' da dirlo ancora a quelli che non ci hanno sentito. Ma insomma, ci sono questi due paesi toscani, no? Santa Croce sull'Arno e Scarperia. A Santa Croce sull'Arno fanno cuoio e hanno conosciuto una crescita straordinaria, almeno al momento in cui facevo la mia ricerca, oggi non so in che condizioni sono. Insomma, avevano avuto un'esplosione positiva di imprenditorialità e di ricchezza nel paese, e anche di inquinamento, con cancri alla vescica, e invece a Scarperia avevano sempre fatto coltelli, anzi ferri taglienti ancora già nel 300, poi via via si erano specializzati nel coltello a serramanico, no? il coltello contadino, e stavano negli anni in cui facevamo la ricerca, erano alla fine di una grossa crisi.
avevano avuto, erano riusciti a resistere alla concorrenza fino diciamo agli anni 20-30 del Novecento. Poi le industrie di coltelli che stampavano 20.000 coltelli con un colpo solo e loro li facevano tutti quanti a mano con la forgia, chiaramente aveva avuto la meglio, e quindi quando noi abbiamo costruito un centro studi sui ferri taglienti, il mercato dei coltelli fatti a mano era di sgoccio. No? Ebbene, loro non raccontano che questa cosa era successa per via della concorrenza, cioè di vincoli esterni, la raccontano soltanto come risultato del fatto che in paese le persone non riuscivano a fidarsi una dell'altra e che si rubavano i clienti, facevano le cooperative e poi a capo delle cooperative davano ai loro amici gli indirizzi dei clienti, no? E quindi era una cosa tutta spiegata in modo centripeto, no? Senza tener conto di questi vincoli esterni, e invece i vincoli esterni erano la cosa più importante, era la cosa fondamentale. Anzi, è curioso che loro siano riusciti a sopravvivere così a lungo dopo che era partita questa concorrenza dell'industria dei coltelli rispetto a loro, che erano degli artigiani che non avevano nemmeno il pavimento nelle loro botteghe, c'erano la terra nuda, insomma. Vabbè. A Santa Croce è il contrario, esatto, no? Cioè loro hanno questo grande successo e spiegano tutto con la fiducia reciproca. Noi ci si fidavano gli uni degli altri, c'erano dei crediti che erano sempre onorati. Poi si va a vedere la vera storia e si scopre che in realtà era tutt'altro che vero. C'erano stati tradimenti pazzeschi, fallimenti, gente che si era ammazzata. Cioè, insomma, una situazione drammatica che però veniva completamente rimossa da questa narrazione collettiva che lasciava soltanto questa credenza che fosse bello e possibile fidarsi gli uni degli altri, no? Che a un certo punto, tra l'altro, questa cosa qui ha funzionato come una forza materiale, perché se tutti dicono che ci si può fidare gli uni degli altri, alla fine questa cosa funziona. E dall'altra parte invece, se tutti dicono che tutti gli altri sono dei disgraziati che sono lì pronti a rubarti la cosa, alla fine non ti fidi più di nessuno. E anche quando la regione toscana, grazie al nostro lavoro, ha proposto un grosso finanziamento all'epoca, insieme all'Europa, eccetera, per ripristinare l'artigianato dei coltelli, c'era una grossa richiesta da parte dei collezionisti, lì per lì nessuno ci credeva, tutti pensavano: ma dov'è la sola di questa cosa? Dov'è? Non è che ci fregano? Cioè, quindi, per dire come questo poi sta a significare, ci porta a capire quanto queste comunità di artigiani fossero separati dal punto di vista conoscitivo col mondo circostante, cioè con quanto non fossero in grado di operare delle scelte che non fossero scelte direttamente tra all'interno delle mura del paese, insomma, ecco, più o meno questo tipo di situazione. Allora, una cosa che per me è molto importante, ma non tutti i miei colleghi storici sono d'accordo, è che secondo me è molto importante utilizzare il video, soprattutto in Italia, perché noi siamo dei grandi gesticolatori, esprimiamo un sacco di cose attraverso la faccia, le mani, insomma. Quindi l'idea che rimanga soltanto traccia audio di tutto questo, secondo me significa amputare anche il nostro lavoro di interpretazione delle interviste dopo che sono state fatte. Ora farò di nuovo un esempio che mi vergogno, l'ho fatto migliaia di volte, ma è il più efficace che ho in mente, che studiavo la mezzadria e stavo intervistando un fattore, il quale fattore, come sempre succedeva, mi faceva un grande elogio della mezzadria. Sapete cos'è la mezzadria, no? Il vecchio sistema di coltivazione in cui
il padrone della terra e la casa, e il mezzadro e la sua famiglia danno il lavoro, e poi alla fine si divide a metà, e tutti, dicevano, e tutti erano contenti, felici e contenti, ma, e dice, facevamo loro i terricciati, gli davamo il letame, cioè, gli compravamo le bestie, loro li facevano crescere, insomma, una vera vita. Allora io gli chiedo, siccome sapevo che c'erano, i mezzadri potevano essere spostati da un potere all'altro in funzione delle dimensioni della famiglia, cioè una famiglia piena di maschi giovani veniva spostata su un potere buono che aveva bisogno di una grande forza lavoro e viceversa, no? Un potere che aveva tutti, una famiglia verde si diceva, cioè con bambini piccoli, allora veniva spostata su terreni che i mezzadri toscani chiamavano disastrosi, che erano, diceva, talmente in discesa che le galline c'erano il freno a mano e quanto erano tremendi. E allora io, quando lui mi faceva questo elogio della mezzadria, a un certo punto gli faccio, ma scusi, ma quando lui mi dice, perché poi quando la famiglia cresceva la spostavamo su un terreno, su un potere grande così, ricco, e quelli erano contentissimi, facevano un sacco di soldi, stavano veramente bene, poi potevano anche comprarsi la casa e il paese, vabbè. E io gli fo, ma e quando invece la famiglia era verde, oppure li spostavano su quei terreni, su quei poteri piccoli, insomma, che loro chiamavano disastrosi. Allora io avevo una registrazione audio e una video, lavoravo su quell'audio. E di fronte a questa mia domanda c'era una pausa. E poi diceva, no, erano contenti lo stesso perché, non avendo sufficienti forze di lavoro, avrebbero dovuto prendere in affitto, avrebbero dovuto pagare della manodopera a pagamento, e questa manodopera costava, loro non avevano i soldi, quindi si sarebbero indebitati. Ho ritrovato il video che avevo perso, poi alla fine l'ho perso in modo definitivo, quindi no. Quello che vi dico può essere... E comunque, ritrovo il video e quando gli fa la seconda domanda, dico, ma erano contenti anche quelli? Lui fa. Che era chiaro, diceva, no, non erano contenti. E poi dopo invece ha fatto, oppure in interviste fatte in Sicilia, dove chiedevo informazioni su chi fosse, sulle qualità di una persona, che è stata una brava persona o no. Loro dicono, sì. E poi e vuol dire no. No? Cioè, quindi, e questo succede da spessissimo, no? Ci sono c'è un antropologo che aveva studiato la mafia in Sicilia e che nel suo libro a un certo punto spiega che incontra una persona che è sequestrata da un mafioso che gli punta un coltello alla gola sul cavallo e sta mandando in un posto dove poi gli verrà sbruzzato. E dice, allora, e c'è la descrizione, dice, mise la palma verso l'alto e la girò a 360 gradi. Quindi, che vuol dire? Poi ho fatto così e ho capito che voleva dire che questo, passando al suo amico che era a terra, gli aveva detto, per me è finita, no? E quindi anche lì, se ci fosse stata la possibilità di avere un video, l'antropologo avrebbe fatto così e si sarebbe capito subito, mentre invece la cosa non era così evidente. Poi, la registrazione video ha un altro lato importante, cioè permette di vedere la situazione dell'abitazione della persona che sta parlando, no? Ma anche i gingilli che ci sono sul tavolo, insomma, come è arredata la casa, anche questo dà un'idea e soprattutto è assolutamente indispensabile la registrazione video quando facciamo delle interviste con più persone, perché ora in realtà le interviste da singole, quelle con più persone, hanno i loro vantaggi e svantaggi, no? Il vantaggio dell'intervista singola è che la persona è libera di parlare, è più libera di parlare, no? Se deve dire che questa tale persona gli ha fatto delle cose, lo dice, no? Se deve dire cosa pensa realmente della fabbrica dove ha lavorato, della miniera dove ha lavorato, lo dice.
se ci sono gli altri, la cosa diventa più complicata, no? A me è successo di intervistare dei minatori insieme ai sorveglianti e dai direttori dei lavori, e lì si è creata straordinariamente, a distanza di decenni, un bel conflitto di classe, che sembrava che fossero tornati in miniera. Una cosa pazzesca. L'ho rivisto recentemente, è incredibile. Ecco, però, normalmente, durante un'intervista collettiva, le persone stanno molto attente a quello che dicono gli altri. Cioè, in qualche modo si tende a fornire una narrazione che sia coerente con quella che fanno gli altri. Cioè, e quindi abbiamo un certo conformismo, no, dentro queste interviste collettive. Invece l'intervista individuale, ho detto che ha queste altre caratteristiche. Se però noi utilizziamo semplicemente una registrazione audio, allora l'intervista individuale perdiamo, come dicevo prima, tutto l'aspetto somatico, che quindi perdiamo un bel pezzo di comunicazione, ma abbiamo il suono della voce è ben distinguibile se abbiamo una voce, un buon apparecchio di registrazione. Nell'intervista collettiva non si capisce più nulla. Cioè, se voi avete sei persone che parlano, no? Non sapete dove sono, non sapete chi sta dicendo una cosa, perché poi spesso la gente si parla addosso, ci sono tre o quattro che parlano contemporaneamente, cioè finisce che il risultato è una specie di brusio estremamente difficile da districare. E se avete invece la telecamera, vedete, anche se si parlano addosso, molto più facilmente chi sta dicendo cosa, e quindi riuscite a dare un senso a questa cosa. Vabbè, io credo che posso anche smettere, perché vi ho tenuto anche da qui, passiamo la palla. Sul video, diciamo che tendenzialmente la ritrosia un po' generale nei confronti del video, che comunque era uno strumento più visibile di un registratore, quindi c'è il tavolo, i nostri sono minuscoli, sono anche telefoni, magari spesso un progetto e dopo 5 minuti te lo scordi, e quindi l'intervista è un diavolo. La telecamera che sta lì non ce la scordiamo, che sta lì. Però questo, secondo me, negli ultimi anni non è più tanto vero, nel senso che siamo anche i nostri intervistati più anziani sono abituati a stare magari sui social o comunque con i figli che lo fanno, cioè, voglio dire, c'è un altro rapporto con l'immagine, quindi questo non è ancora vero. Però io faccio interviste audio, dico tutto ciò, ma non lo pratico. Però per fare l'intervista video, diciamo che ci sono alcune accortezze sicuramente che anche qui, no, distinguono il modo di fare un'intervista alla maniera, diciamo, della storia orale dell'altro. Cioè, per esempio, cerchiamo sempre di riprendere entrambe le persone. Se noi piazziamo la telecamera sul testimone e ci mettiamo dall'altra parte, non abbiamo la rappresentazione dell'incontro, della relazione, dello scambio. Abbiamo una persona che parla a chi, alla telecamera, a me, non si capisce. E poi ovviamente cercare di farle un minimo qualitativamente buono, insomma, anche quello. Quindi se scegliete di fare interviste video, magari dedicheremo un po' di tempo la prossima volta a capire quelle due o tre accortezze che si possono prendere per farla, e volevo dire un'altra cosa che hai detto prima, però non l'ho raccontata perché sennò non l'ho ascoltato. Ah, perché hai parlato del fatto, no, che l'intervistatore non ricordo se tu o di qualcun altro poi aveva preso l'intervista e ci aveva fatto un libro. Sì. Questa cosa un po' ci fa riflettere su a chi appartiene l'intervista, no? E appartiene a una grande raccolta, appartiene all'intervistata, all'intervistata. Ora, uno dei nostri riferimenti, diciamo, è Sandro Portelli, che ci insegna che appartiene sempre alla persona intervistata, ed è vero, cioè, quella è la sua voce, la sua memoria, è così. Diciamo che noi, non so se voi siete tutti di storia, però sì, sono di storia. Forse non riguarda te, riguarda lei, però insomma, tendenzialmente, diciamo, come persone studiosi di storia, passiamo un sacco di tempo in biblioteca, ma quindi penso anche, e in archivio, no? Sono tutti dei piccoli firmini, non so se avete mai
letto quel racconto. E, però diciamo, io sono abbastanza convinta che la storia abbia un senso solo se ha un'aderenza alla vita, cioè se non diventa un esercizio erudito e basta. E la storia orale ci consente di fare questa cosa in una maniera immediata. Quindi quando un intervistato prende quell'intervista e ci fa qualcos'altro, mi è capitato per esempio con un ragazzo molto più grande di me, quindi non è assolutamente un ragazzo, ma una persona che è cresciuta negli anni 70 nel quartiere su cui ho fatto ricerca, che è il quartiere della Magliana a Roma, e ho fatto questa intervista a lui come ragazzo cresciuto in quel quartiere. Lui ha ripreso questa intervista, se l'ha riletta, e siccome c'ha della verb creativa, e persona che nella vita ha fatto dei lavori semplicissimi, insomma, proletario si direbbe, no? Ok, persona di questo tipo, e ha preso questa intervista, la prima cosa l'ha stampata, l'ha rispezzettata e l'ha cominciata un po' a distribuire. Poi ci ha fatto sopra un podcast di suo punto. Poi l'ha ripresa e ci ha lavorato sopra, ci è tornato anche lui a pensarci, eccetera, e alla fine ha scritto un libro di racconti. Cioè, non c'è una cosa più bella di questa, sinceramente, quando uno fa ricerca, no? Che tu hai contribuito un minimo ad attivare un processo in qualcun altro. Oppure quando magari intervisti una comunità di persone che sono state legate da qualcosa, che ne so, che hanno fatto parte di un gruppo musicale 30 anni prima e poi per 40 anni non si sono visti, per 30 anni non si sono visti, e magari vengono alla presentazione del tuo libro, si rivedono amici come prima e magari cantano un po', cioè non, sinceramente non c'è una cosa più soddisfacente di fare ricerca di questo tipo. E vabbè, se no mi commuovo, quindi ci sono anche casi in cui leggendo la trascrizione invece si arrabbiano perché dicono, ma io parlo così, ma io pensavo che la mi mettesse bene. Ma in realtà ne abbiamo trascritto, no? I toscani sono particolarmente sensibili a questo perché sono convinti di parlare una lingua pura, no? Quando vedono in realtà che la cosa non è esattamente così, si preoccupano. E più il ceto sociale alto, più questa cosa aumenta. Sì, perché a volte ci sono proprio quelli che durante l'intervista ti fanno, ma lei è davvero convinto? Intervistavamo un grosso dirigente industriale, no? A Roma, anni fa, e lui continuamente diceva, ma questa è una metodologia scientificamente funziona? Cioè, sì, allora spiegavi, cioè, finiva che l'intervista era intercalata da queste spiegazioni, giustificazioni direi, no? Poi alla fine si vedeva che l'intervistatore, che poi ero io, era molto intimidito da questo atteggiamento così, come dire, spocchioso. Poi però questa persona è stata estremamente convinta e ha promosso al Censis una serie, era Venturi, una serie di ha finanziato un bel programma di interviste, però durante l'intervista era così. Bene. Esatto, facciamo un primo giro di suggestioni, domande, dubbi. Sono un modello che è successo la settimana scorsa, allora non so se sapete che con Jacopo, che sono andata con lì dietro, facciamo un podcast di storia che si chiamava Lui. La settimana prossima io ho qui una puntata che dura una ventina di minuti sulla migrazione italiana. Volevo cominciare questo podcast con un'intervista, un mini racconto su mia nonna. Mia nonna è classe 39, era per un paio d'anni, però mi sono una decina d'anni, quindi volevo, no, in un contesto di immigrazione volevo cominciare con una piccola intervista. Quindi vado a casa in Abruzzo la settimana scorsa e dico, nonna, raccontami qualcosa. Faccio un grande errore strategico, adesso me ne rendo conto. Al posto di usare il telefono normalmente, per avere un audio migliore, mi metto la pulce, quindi il microfono. Mia nonna cambia, questa è una storia che io conosco, pranzi di famiglia, aneddoti, e la volevo un po' raccogliere per, no, farci un prodotto un po' più
carino rispetto a quando canziamo insieme. Mia nonna comincia, ma io che c'entro con la storia, ma che cos'è questa cosa che mi devi mettere addosso, ma io te l'ho già raccontato. Insomma, esce un'intervista in cui, non è un'intervista, in cui lei, io faccio delle domande, lei parla monosillabi. Sì, ah nonna, quando sei andata in Venezuela? Nel 1960. E? No, è andata così. Poi dice, ah, fammi delle cose false, tipo chiamava mio nonno, cosa c'è? No, 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 è sicuro, per altre questioni che sicuramente non era vero, che lei non ci voleva andare, il mio nonno, tra virgolette, la costretta, no? Tutte queste cose che sono uscite in tutti questi anni, ma che davanti ad un mezzo, anche se io sono sua nipote, anche se me la raccontano una decina di volte, non sono riuscita a cavare una frase lunga più di 10 secondi. Quindi no, c'è questo rimpallo, una cosa inascoltabile al momento, questo rimpallo, se gli avessi detto mentre cucinavamo raccontami questo aneddoto che mi ha raccontato 10 volte, sarebbe uscita una cosa carina. Quindi la domanda mia è, come si fa, no, a fare adesso che la dovrei rifare tra quanto mi diceva Giulia prima, fra qualche tempo, senza il telefono, prima il mio microfono nascosto, e non è uscito fuori quello che avrei voluto, quello che so veramente, quello che è successo veramente, che non volevo raccontare io, ma era più bello raccontare ad una testimone. Come si fa? Io so che questa storia degli intervistati monosillabici, sì e no, yes or no, è una cosa che succede spesso in Inghilterra. È una cosa di cui si lamentano gli storici orali inglesi. A me, devo dire, non mi è quasi mai successo, magari è successo a volte intervistare, ricordo una volta ma forse perché non ero nipote. Perché ho fatto fare, quando una volta insegnavo delle interviste ai miei studenti, che erano dei ragazzini di scuola media, e è venuto fuori pochissimo, perché i nonni non davano, diciamo così, non sentivano sufficientemente l'autorità del bambino che chiedeva, e il bambino ovviamente non sapeva chiedere le cose, però non lo so, cioè, certamente mettere la roba addosso, quella è una cosa, a me è successo di farlo con una persona malata di insomma, che aveva dei grossi problemi, che normalmente vive nuda, avvolto in una coperta, no? E facevamo un'intervista in una situazione in cui non controllava tutto quanto, c'era uno che faceva le imprese e gli ha messo tutta la cosa, ha infilato il filo sotto, così, questo qui è stata una delle interviste più impressionanti che abbia mai visto, cioè, tanto che lui diceva voi civili e noi e poi continuamente ha detto no, questa cosa non ha nessun senso. Però devo dire, a me non è successo solo una volta che sono andato a intervistare un reduce un sopravvissuto della strage di Valducciole, e lui ha fatto poi, tra l'altro anche piuttosto lontano, ha fatto un bel viaggetto per arrivare lì, e lui mi ha detto, ma sai, io l'ultima volta che ho parlato di queste cose mi è venuto un infarto. Allora la cosa non si fa, anzi posso, no? Cioè lì. Secondo me è anche un po' una mediazione, bisogna cercare, cioè è vero questo discorso del nipote, ma comunque il rapporto troppo intimo forse non è nulla. Però è anche un discorso appunto di, cioè tu avevi bisogno di avere un audio pulito. E noi sempre più spesso, cioè, a me capita di lavorare con videomaker, con persone che fanno podcast, eccetera, e c'è sempre un po' una guerra quando si inizia a fare l'intervista, perché quello vuole tutte le luci giuste, la fotografia, le cose, le riprese, oppure dicono all'intervistato, allora siccome io poi taglio le mie domande come intervistatore,
tu devi ripetere il soggetto delle frasi, cioè per noi è una roba proprio che non si può sentire, quindi insomma, bisogna cercare di avere un audio buono ma senza togliere quello che è proprio l'essenza di quell'incontro, cioè, almeno per chi fa storia d'arte così. Meglio un audio meno buono ma il racconto, esatto. Anche perché vengono fare delle cose bellissime, cioè su questo podcast che hanno fatto per esempio, credo sia uscito sì, l'anno scorso, su Alessandro Coltré e Christian Raimo sulla vicenda di Willy Montero e Duarte, non so se l'avete sentito, e, sono 8 episodi e sono fatti tutti, realizzati tutti con interviste raccolte anche, cioè proprio col telefono, WhatsApp, cose così. E è bellissimo, cioè si sente, cioè un lavoro di sound editing o cose varie, però insomma anche la, ecco, lo sporco in realtà è bello. Magari potresti anche dirci due parole su cosa succede quando non è un rapporto più a due, intervistatore, perché non so, parlavate dell'ipotesi di lavorare in un gruppo, oppure se c'è una telecamera si lavora in due persone, è diverso comunque. E come ci si comporta quando non è, rimane una persona relazionale, ma quando sei in tre, cioè in tre è un intervistato? Sì, no, in tre, nel senso due persone, cioè qualcosa di più dell'uno a uno intervistato e intervistatore. Ma dipende anche un po' dal contesto, cioè nel vostro caso sarà comunque, cioè il testimone sa che siete lì per fare un'esperienza anche didattica, per cui insomma questa cosa già ha un suo significato, no? E si porrà già in una maniera differente se magari abbiamo solo due ricercatori, un documentalista, un intervistatore, questo dipende anche da chi sono gli intervistatori. Ci sono dei set, per esempio mi è successo una volta per il Museo della Resistenza di Fortinovo, e lì è stato, c'era Studio Azzurro, che è un grande studio, che aveva organizzato una situazione che sembrava un puntone di esecuzione, perché c'era la telecamera, così, poi io e Paolo Pezzino a sinistra e a destra, poi i nostri research assistant alla nostra destra, poi c'era quello con la coda del suono, poi c'era quello che faceva la luce da dietro con delle parabole, perché... E lì era una cosa veramente... quella veramente era una cosa che non si può fare. Per tutta poi loro volevano... Dice, siccome non dobbiamo mettere soltanto 3 minuti, no? Loro volevano che il testimone parlasse 3 minuti, dicesse quella cosa lì e via. Grande discussione, certo, ma qui potremmo ritagliare 3 minuti da una roba che dura quanto per quanto necessario. Ah, ma allora siamo... E mi ricordo che quando con questa cosa il capo partigiano era contentissimo, riusciva a parlare ancora meglio del solito. Che... Poi c'era una signora che era stata che aiutava movimento dell'inserto, una contadina, che era assolutamente terrificata e continuamente chiedeva al capo partigiano, vero Paolino? Era così, cioè, e quindi, ma anche quando si va a fare delle interviste in tre con un testimone, bisogna avere chiaro che la naturalezza, no? Che riusciamo a ottenere in un risultato, in un rapporto uno a uno, è un po' più complicato. Cioè una telecamera con dietro un operatore non è esattamente come una telecamera senza l'operatore. La telecamera senza operatore o manovrata così dal cosa piuttosto complicata, da quello che fa anche le domande, tutto sommato è moderatamente intrusiva. L'operatore è molto più intrusivo, poi tra l'altro a volte gli operatori poi si mettono a parlare mentre quello sta parlando del come ammazzare il fratello, lui se comincia a guardare, sposta la telecamera a far vedere dei cipressi, cioè allora dice ma che stai facendo? Oppure recentemente c'era un signore, un palestinese che parlava e usava parecchio le mani, cioè moltissimo. Poi io vedo la registrazione, mi ha preso soltanto la faccia. Scusa, ma perché? E dice, ma perché c'era un sole particolare, le mani? Ma dico, dai, ma
cioè, facciamola sporca la cosa, ma che sia sentito, cioè a noi, ah dici sì, ho capito. Consiglio pratico pratico, quando se andate in due, secondo me è meglio chiarire chi sia l'intervistatore e l'altro magari può intervenire alla fine, cioè può essere anche utile, perché cioè, essere in due non vuol dire soltanto che uno guarda l'attrezzatore e l'altro conduce l'intervista, ma vuol dire avere quattro orecchie su quello che viene detto, e molto spesso magari chi intervista può perdersi delle cose, di richiamo, delle cose che possono essere interessanti da approfondire, e magari chi registra invece lo sente, e allora alla fine può porre delle domande in più aggiuntive, quindi... Però secondo me nel caso vostro, avrete dei testimoni che sanno che andate lì anche per fare un'esperienza didattica, non credo che sarà così intrusiva la presenza di voi. A meno che appunto non andate in luci, cose. Poi la nonna, secondo me, bisognava fare una cosa, cioè racchiedergli, no, ma racconti di quando eri bambina, così, cioè, certo. Allora lei, capito? Cioè, è sempre il discorso sulla storia di vita. Se tu vai lì, pa, e gli spari questa cosa, che è un po' imbarazzante effettivamente, però perché lei dice una non è un momento bello della vita, ma se questa cosa viene inserita dentro una, allora lei ci arriva. Capito? Cioè, sì, ho peccato del fatto che pensavo lo so, cosa che ci ha raccontato tante volte, certo. Tante volte, al contrario sono sicura che mio nonno nel concepito avrebbe raccontato fiumi di parole su questa cosa, perché l'unica cosa che voleva nella vita era stare là, e invece poi è tornato qui a causa di mia nonna, gli ultimi anni che mia nonna è vissuto parlava solo spagnolo perché voleva tornare in Venezuela, ma sapendo che non sapeva andarci cominciava a slegare delle parole in spagnolo e noi dovevamo capirlo. Però per dire che sono delle esperienze totalmente diverse, sì, 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 all'interno di una stessa coppia, all'interno di uno stesso contesto. Ci riproverò. Io avevo due domande. La prima è cosa ne pensate rispetto alla scaletta? Perché recentemente ho dovuto fare delle interviste a qualcuno, io non la mando di solito, qualcuno me l'ha chiesta e dicendo quasi come condizio, poi sono temi legati alla storia giudiziaria, quindi probabilmente appunto c'è anche il sessuale. Esatto. E, però ho visto che ha cambiato completamente l'intervista, cioè rispondeva, sapeva già le mie domande, quindi rispondeva come a un esame sostanzialmente, come eventualmente, non so, se è una cosa proprio da evitare o come si può eventualmente appunto bypassarla poi durante. E l'altra è sempre perché sono avvocati, mi hanno detto qualcosa, filmati e qualcosa mi hanno messo a spegnerlo. Io avevo l'audio però. E loro non se ne accorti, quindi ho comunque la registrazione. A livello di ricerca, come si può utilizzare? Non si può utilizzare, non si possono neanche citare, non si può utilizzare intanto. Anche in America ti buttano fuori dall'associazione di storia orale, per scoprire che hai registrato senza che il testimone fosse d'accordo, no? Sì, sulla scaletta, ti rispondo un po' provocatoriamente, però capisco la tua domanda, non dovresti neanche averla tu, nel senso che è bene avere delle questioni in mente, sicuramente andare a un'intervista preparati, sapendo, conoscendo l'argomento che ci interessa indagare. Però avere, ecco, come segna via, come traccia, ma mai servire una sorta di questionario, scaletta, perché è un'altra cosa. Ti costringe anche a te a stare a quelle domande lì. Se l'ho visto, sto facendo un progetto dei ragazzi del liceo. All'inizio, siccome appunto per loro erano veramente le prime esperienze, avevamo costruito una serie di domande con l'idea però che fossero degli aiuti per loro per iniziare le interviste e poi proseguire.
le prime interviste sono proprio, cioè, foglio, neanche ascoltavano quello che mi veniva detto, un po' per l'emozione, senza nessun giudizio, un po' per l'emozione, un po' per... Poi piano piano si sono distaccate, allora il foglio, alla fine dell'anno scorso, il foglio neanche se lo portavano più spesso. Quindi scalette, certo, quando ce lo chiedono, poi per andare sul pratico, perché comunque te lo chiedono, io personalmente rispondo via mail con due o tre questioni, cioè non messe uno, due, tre, ma mi interessa sapere questo, questo e questo, due o tre, e mai dicendo tutto quello che mi interessa, anzi dicendo le cose che forse più loro si possono aspettare e tenendo invece il resto. E quando chiedono di spendere, purtroppo dobbiamo spendere, non si può utilizzare, no? Non c'è modo, non c'è problema. Cioè, e come se lo puoi utilizzare nei termini di come se tu si appuntassi delle cose che sì, ti hanno detto, sì, cioè, quindi non li potrai mai citare con le parole, con le parole, né facendo capire che te l'hanno detto, cioè, insomma, puoi trattarle, se hanno informazione puoi trattarle e metterle in un altro modo. Però sicuramente, anzi, in teoria non dovresti anche conservarlo, però dovresti proprio cancellarlo. Però può anche succedere una cosa, a me è successo, ho rivisto una vecchia intervista con un signore che era aviatore durante la guerra di Etiopia, per l'invasione di Etiopia, e lui a un certo punto mi fa, diciamo, stava raccontando di come mitragliava i villaggi etiopi, no? E a un certo punto mi dice, però questa cosa, ora spenga la cosa, io spengo la cosa, e mi dice, sa, perché poi a un certo punto ho visto, c'era questa piccola, questo tupun, questa... e c'era un bambino fuori, una donna è uscita dalla porta, ha preso questo bambino e l'ha portato dentro e mi ha guardato, e ci siamo guardati perché ancora gli aeroplani erano abbastanza lenti, e dice, allora io non ho più potuto sparare, no? E poi mi ha detto, tra l'altro, se in quella situazione lì anche portare dentro il bambino non sembra nulla, perché io sparavo dei proiettili così che foravano 3, 4, 5, insomma. E io gli ho chiesto poi, va bene, poi cosa ha fatto? Sono andato a mitragliare dall'altra parte. E allora io dopo gli ho detto, scusi, ma questa cosa perché non la vuol dire? Non mi sembra che sia... E quindi posso riprendere questa cosa? Ma sì, forse sì. E quindi ce l'ho come registrazione. Non è altrettanto efficace come la prima, no? Non mi ha detto, per esempio, di questa cosa dello sguardo. Quella, la cosa me l'ha detta la prima volta, non la seconda volta. Però io non lo ricordavo, anche a distanza di molti anni non lo ricordavo. E quindi può essere una possibilità, però non si può fare. E poi è rischioso dire, registro lo stesso ma non lo utilizzo, no? Perché poi magari lo utilizzi. Aggiungo una cosa a loro, che può succedere, confermando che voi lo fate con molta più professionalità di me, può succedere che magari ti si dica una cosa fuori registrazione, quella cosa magari può essere una novità per te, che non l'avevi trovata in altre fonti, ti può dare una guida, diciamo, per andare a trovare invece una fonte alternativa, che una volta trovata, se la trovi, puoi usare la fonte alternativa per integrare il racconto senza dire che l'indicazione anche questa dalla persona volendo. Sì, le cose raccontate fuori dall'intervista io credo che uno le può utilizzare, nel senso che sono cose che ti hanno detto, cioè non è che tu glielo fai dire a loro. Per esempio quella persona che dicevo prima, che quella persona che ha un problema fortissimo di problemi mentali, no? Alla fine di questa intervista fallimentare passa un psichiatra che l'aveva molto aiutato e lui gli dice, dottore, io so che il mio cane mi sta cercando, ha avuto un grande incidente, sta malissimo, ma secondo lei riuscirà a trovarmi? E questa era la cosa che ci ha fatto venire i brividi, perché era era il racconto di come della sua di sé, insomma, no? Però l'ha detto dopo e io però questa cosa non l'ho scritta, perché era la chiave dell'intervista, insomma, ma non è stata registrata. Sì, poi nel dubbio magari non dovrebbe fare, cioè in caso ti dico no, in questo caso era, forse non era la condizione, non lo so, però magari se tu ragioni qualcosa te la fai vedere, poi insomma,
quella può essere una strategia. Scusate per il mio italiano, non parlo molto bene, ho un po' del comune, ma vorrei sapere come devo analizzare un'intervista fatta da un'altra persona in cui ci intervistavo in un solo no, secondo me si può, anzi, a me è successo di trovare più cose in un'intervista fatta da altri, è più il rapporto che uno ha con la fonte tradizionale, no? La fonte tradizionale è sempre prodotta da altre persone per altri scopi, e quindi uno in un certo senso è più libero dal vincolo affettivo che si crea con la persona, no? Succede a volte che si intervista una persona che è molto simpatica e quindi si dice oh, che bella intervista, poi va a vedere l'intervista, non è granché, mentre un'intervista con una persona che ti dà una certa antipatia scopre che ha detto delle cose straordinarie, no? In questo caso ecco, c'è questa distanza, stessa distanza che ci potrebbe essere con una persona che ti stava antipatico nel momento in cui facevi un'intervista, e quindi secondo me, anzi, poi il destino di tutte queste cose che noi facciamo è di essere utilizzate da persone che non l'hanno fatte. Però per questo sarebbe importantissimo avere qualche strumento quando, cioè, se un'intervista archiviata, una scheda di corredo, perché molto spesso negli archivi orali ci troviamo delle registrazioni più basse, non sappiamo neanche in che contesto sono state prodotte, molto spesso neanche quando, per quale ricerca, c'è una nota di campo, interrogante, cioè, molto spesso abbiamo solo l'audio e basta, non sappiamo neanche magari l'intervistato chi è. Invece predisporre le interviste, cioè all'archiviazione serve anche a permettere chiaramente a chi verrà dopo di consultarle e utilizzarle e riuscire a interpretarle. Non so se nel tuo caso, cioè se hai già in mente il caso e se hai questa opportunità. Io ho alcuni documenti visibili e ho alcune trascrizioni anche. Ma alcuni sono pubblicati, altri no. Ok. Hai un archivio? Sì. Quindi hai un po' di questa documentazione che ti aiuta? Sì, perché le persone che sono state Non so. Ma chi ha fatto l'intervista tu lo sai? Sì. Ha lasciato scritto qualcosa? Sì. Ha pubblicato alcune parti, alcune ho trovato a un archivio, alla trascrizione, non è tutto che è trascritto, c'è solo la trascrizione, anche. Ah, io ho due. Okay. No, allora c'è un posso chiedere una cosa anche io? Mi sono perso il pezzo perché no. Ma dove verranno fatte le interviste? Per me è molto importante, fatto anche la questione della nonna, cioè se è stata in cucina. Bisogna poi spostare, cioè, se in cucina c'è parte della cucina, cioè, se partendo dal loro contesto, no? Interessante dire che in questo caso, perché tu le farete, cioè, le fate nelle università, le fate nelle case, le fate. Sono molto differenti. Esatto. Io chiedo a loro come, diciamo, qui, relatori, ma le informazioni sono pure. Se non avete scelto, il consiglio. Il consiglio è fate scegliere all'intervistato il luogo dove vedervi, perché già quello vi dice qualcosa, a parte che così si trova a suo agio, esatto. Perché se lo sceglie lui è un posto dove si trova a suo agio, e poi probabilmente vi dice anche qualcosa di lui. A me per esempio è capitato al quartiere di Magliano, ho sempre fatto scegliere a loro, diciamo, mia intervistata dove vederci, e ho notato che tutte le persone, io diciamo, mi andavo a intervistare perché
per chiedergli di raccontarmi la loro partecipazione negli anni 70 a una grande mobilitazione sui temi del diritto alla casa e diciamo, più in generale delle lotte urbane all'interno del quartiere. E ho notato che tutti coloro che mi hanno invitato a casa avevano smesso di fare attività politica. Gli altri che avevano continuato in altre forme a fare attività politica mi hanno detto vediamoci al centro sociale, vediamoci al partito, vediamoci in luoghi pubblici. Un esempio banale, però insomma ci racconta, già quello ci dice qualcosa, quindi se è possibile fate sempre scegliere a loro con l'accortezza, diciamo, magari giusto di stare attenti che non sia, cioè di evitare quanto più possibile, ma se non riuscite a evitarlo va bene lo stesso, i bar, i posti dove registrare diventa veramente complicato. E poi volevo dire una cosa su quello che aveva detto prima Jacopo, su quello che viene non registrato, no? Allora, noi diciamo, quando incontrate una persona non abbiate timidezza dopo le prime due o tre presentazioni in base a dire ok, adesso accendo il registratore, dopodiché una volta che acceso è acceso, quello che non vi viene chiesto diciamo, di spegnerlo. Le cose interessanti escono spesso, questa è una diciamo, delle due tre regole base, escono spesso quando l'intervista sembra conclusa e uno si rilassa e comincia a dire anche altro, quindi se non viene chiesto diciamo acceso. Sarà una cosa importante, no, è importante lasciare che la persona parli, no? Cioè quando si parlava della scaletta, no? E, cioè, non dobbiamo avere in testa la scaletta, ma lasciare la persona che la persona parli e non interromperla, perché magari ha detto delle cose che sono interessanti, allora voi la interrompete, lei si blocca e non dice delle cose che potrebbe dire che magari avrebbero una grossa importanza, no? Quindi è difficile farlo, eh? Io ho visto per esempio le interviste che ho fatto all'inizio, non faccio che interrompere di qua, gli faccio delle domande lunghe di 10 minuti, perché gli spiego tutto il mio progetto di ricerca, che non è esattamente quello che ci si aspetta che un interlocutore faccia, no? E quindi questi poi alla fine sono abbastanza bravi, comunque gli esseri umani si riprendono, però non lasciare cogliere la palla al balzo, no? A un certo punto la persona dice una cosa interessante, la fate finire e dice ma prima ha detto questa cosa mi interessa, cosa? E allora si sviluppa un altro filone senza paura di sprecare e neanche senza troppa paura di arrivare a delle pause, no? In cui sembra che la persona a un certo punto ha esaurito la cosa, a un certo punto si rilancia, no? Si rilancia partendo dalla cosa più interessante che è stata detta nell'ultima complesso di frasi dette. Volevo chiedere quale sia durante appunto l'intervista il giusto distacco emotivo da mantenere rispetto alla persona intervistata. Nel senso che immagino che potrebbe accadere che l'intervistatore si immedesimi nella storia che viene raccontata e questo immedesimarsi a livello appunto emotivo e di empatia possa poi non far vedere in modo oggettivo, obiettivo la storia che gli viene presentata, ma perdere un po' il filo dell'intervista e quindi lasciarsi prendere troppo dall'emozione. Io direi zero, cioè nel senso io ho pianto all'inizio di un'intervistata, ma siamo stati in silenzio per mezz'ora dopo una cosa forte, ma sono i documenti più soggettivi che forse possiamo avere e la loro soggettività è un valore aggiunto, quindi io niente. Posso fare una domanda? Sì, certo. Io volevo sapere se vi è mai capitato che vi cercassero i testimoni, cioè conoscendo il vostro lavoro, e come in questo caso affrontate la questione. Cioè, vi spiego.
io ho studiato la granca durante il fascismo, qualcuno ha letto poi per caso la mia ricerca e ho aggiunto delle mail addirittura dagli Stati Uniti, dalla Calabria, qualcuno mi ha detto, ah, sai, qui tu citi mio nonno, citi mio zio, citi mio padre, e mi hanno chiesto informazioni, ovviamente soltanto uno scambio di strada, ovviamente. Io gentilmente risposto, ringraziato, quasi sempre erano attestati di stima, cioè ho avuto la sensazione che la mia ricerca avesse aperto una memoria collettiva che era rimasta taciuta, perché fino all'altro giorno la Dracula che facevo non esisteva per nessuno, la Dracula è nata molto di recente, così non si credeva anche nelle narrazioni storiche. Solo negli ultimi 15 anni si sta studiando l'argomento e quindi si stanno aprendo degli scenari. E ho avuto la sensazione che a livello familiare qualcuno sentisse il bisogno di fare un po' i conti con le proprie vicende familiari, a volte non positive, cioè a volte mi è capitato una psicologa, per incontrare il nome di tatto, che mi dicesse tu stai parlando di un capobastone, podestà, quello è mio nonno, che ti ringrazio perché mi fai far pace con una situazione familiare che per me è anche molto complessa. E in altri casi invece era la memoria di una vittima o comunque di un esponente delle forze dell'ordine, che si trova in situazione di contrasto. Quindi, e io mi sono chiesto, mi piacerebbe moltissimo approfondire questa memoria, perché si è stappato qualcosa e ho ricevuto queste mail, non moltissime, non so, però non ho gli strumenti, la metodologia, i lineamenti per affrontarla, quindi visto che è stata una ricerca spontanea da parte loro, mi hanno scritto una mail, secondo me non potevo mai. È bella la questione. Zoom. Zoom. No, a parte le questioni tecniche, proprio a livello di approccio. Cioè, a me è successo non proprio esattamente questo, però è successo che ho pubblicato un libro e a un certo punto durante la presentazione pubblica di un altro, non c'entra niente, una persona mi è venuta a cercare e mi ha detto io questo, ho pubblicato questo libro, l'ho letto, brava, però guarda che qua non ci hai messo tante cose, tante persone importanti, e ora sono 5 anni che lavoriamo insieme a un libro, insomma, a partire da una mia mancanza, diciamo, abbiamo iniziato un altro percorso di ricerca insieme. Io ho la sensazione che fosse quasi uno scopo di lato. Allora, diciamo che non dobbiamo essere scambiati. Non dobbiamo essere scambiati per psicologi, perché non possiamo, e per curatori di drammi di tensioni familiari, però forse insieme ad Antonio questa cosa di dire, non mi ricordo, però insomma quando fai ricerca alla strada molto spesso ti liberi più di un contesto, un argomento, una persona, perché ti vengono a cercare, se sei disposto, perché no. I testimoni di Calegari, perché lui aveva smosso delle cose, no? aveva messo in dubbio certi, i tempi della loro maturazione politica di questi partigiani, e a un certo punto lui racconta che gli telefonavano la mattina alle 4. Mi sono ricordato che ho fatto questo, e quindi non vuol dire che la mia maturazione politica è venuta molto più tardi, come ti ho detto. Per quanto riguarda la cosa, io fossi in te prenderei la palla al balzo, perché non c'è miglior condizione di una cosa in cui il testimone si fa avanti da solo, perché insomma sgombra il campo da un sacco di problemi che ci sono altrimenti, no? Altrimenti dici, ma te che vuoi, cioè, ma chi, cosa, ah, vieni perché c'è lui, sì, vabbè, insomma. Invece in questo caso io fossi in te In un caso mi hanno mandato una memoria privata, per esempio, quindi sullo scambio della documentazione cartacea è avvenuto, io ho indicato le sentenze e ho ricevuto in cambio una memoria privata che conservavo in casa, quindi sta nascendo questa cosa, però io forse ancora non ho io il coraggio di dire, ma entriamo in un dialogo, forse... Lo stavo cercando. Trovo. Semplicemente volevo chiedere, buonasera, se
se c'è una differenza tra l'intervista a una figura femminile e maschile degli stessi vissuti, delle stesse situazioni, come ci si approccia al mondo femminile all'interno di episodi di guerra o il mondo maschile, in certi periodi che succede la guerra, perché non è niente di questo, ma potrebbe essere anche qualsiasi situazione. Perché mi sto approcciando a eseguire delle interviste, quindi un conto siamo tra paesani, c'è già una confidenza iniziale, però nel mio piccolo notato che le donne hanno un certo modo di raccontare e gli uomini un altro, sotto il mio punto di vista, che non è sempre dovuto a una timidezza iniziale, ma proprio la, come se ci fosse tipo una censura tra le donne una volta non potevano parlare di tanto, quindi si trovano anche un po' più spiazzati magari facendo certe domande, no? Che potrebbe anche essere, non so, quando eravate nel rifugio, parlate tra voi. E anche difficile, non so se mi sono spiegata bene, però in generale mi sono posto questa domanda mentre che vi sto ascoltando. Lo chiedo a voi, insomma, quando voi fate le interviste, chiedete prima di cosa, quale domande fare al mondo femminile, probabilmente al mondo maschile, o ci sono anche domande che nascono al momento? No, io esatto. No, direi che a priori no, poi forse dipende dal tema dei dati, non lo so, questo non lo so. Però a priori no, non c'è una differenza se non c'è, insomma. Soggettività che si esprimono in maniera diversa possibile. Da genere poi certo ci sono alcuni temi che magari emergono con più facilità con le donne piuttosto che con gli uomini. A me per esempio mi occupo di lotta per la casa, nessun uomo mi ha mai raccontato di sua spontanea volontà, diciamo. E, cioè, sotto mia domanda sì, ma di suo non mi ha mai raccontato la sua paura durante uno sgombero rispetto a proteggere il figlio, per dire, nelle donne sempre emerge questa cosa. Quindi ci sono dei temi che, oppure in questo podcast che vi citavo prima, per esempio, il tema del catcalling, della molestia subita dalle ragazze che a generale scade un po' tutta la tragedia che ha portato poi alla morte di Willy Montero Duarte. È un tema che è emerso solo dalle voci femminili, quindi sicuramente, però non so come rispondere bene. No, però una differenza di approccio psicologico, una differenza di approccio non credo, perché poi intervistate ognuno di noi ha un suo soggettivo. Però sicuramente emergono dei temi o anche delle modalità di racconto che possono avere delle differenze di genere, non necessariamente forse dire. Su certi temi, per esempio, come gli stupri durante le stragi, un uomo queste cose non se ne parla con un uomo, e anche con una donna, ma è più probabile che si possa parlarne con una donna che con un uomo. Del resto io non ho mai neanche chiesto, anche se lo sapevo, ma non mi sono sentito di. Invece ho notato che quando le ho seguite le interviste, quando si trattava di fotografare le donne, ci tenevano molto a essere fotografate bene, con il gioiellino, carine, insomma, ecco, un uomo non dà, veniva insomma la foto, invece le donne, perché forse la prima volta andavano fotografate, quindi mi piaceva anche questa tenerezza, insomma. Grazie. Invece vi siete mai sentiti nella posizione in cui si sente una disparità di potere nell'intervista? Nel senso, cioè, forse era una mia autosuggestione, però delle volte intervisto magari uomini molto più adulti di me o con posizioni professionali importanti. Cioè, non era fluida l'intervista, ma perché penso ci fosse proprio due punti di partenza diversi, che con qualcuno sono stati molto sciolti, perché probabilmente c'era un'attitudine anche da parte loro
a non far pesare questa cosa, ma che in altri ho sentito molto di più, c'è una cosa che mi è capitato di vivere. Ma sì, spesso, soprattutto con diciamo, intervista di molto intellettuali. Sì, molto. Anche a livello proprio di linguaggio, sì. E questo cambia il modo in cui tu l'interpreti in legge? Sì, fa parte, sicuramente fa parte della, dell'interpretazione. Nella fase di interpretazione, certo, se ne ci deve fare un po'. Sì. Però è anche un vantaggio. Sì, non è necessariamente un... No, ma nel senso che io ho un ricordo della differenza di interviste fatte molto più giovane e come appunto studentessa, e di una fortuna, una disponibilità da parte dal fatto che sei meno, cioè se ti presenti con un docente che fa un'intervista, c'è anche una come dire, posizionamento diverso anche da parte solo dei servizi, quindi in realtà essere giovani a volte è anche essere donne, secondo me ha un suo vantaggio nel, anche nel non timorire su alcune cose, cioè quel rapporto di potere può anche essere un vantaggio. Sì. Poi, non lo so, nella mia esperienza personale, nell'intervista ci sono anche dei giochi in cui ci si conosce, cioè si sonda con l'intervistato anche quando tu che stai intervistando sai della storia di un certo argomento. E quindi in particolare il fatto di seguire un discorso, di dare la sensazione di essere competente, di averlo, sono tutti passaggi di maggiore apertura. Quello che diciamo un po' all'inizio, cioè bisogna essere assolutamente preparati. Altrimenti l'intervistato dopo un po' diceva che sono stato molto per preparare. Cioè, insomma, perde interesse, no? Cioè dire, vabbè, che è venuto a fare, se non ne sa nulla. Quindi anche l'intervistato ti in realtà ti mette sotto verifica. Ti giudica, eh? Diciamo che in quel caso lì che dicevi un po' tu, secondo me la fase peggiore è la trascrizione. Cioè se poi proponi la trascrizione all'intervistato è una battaglia. Ma poi a volte tolgono tutte le pagine interessanti. Volta, esatto. Ma anche con persone non particolarmente così. C'è un altro fattore che... quando abbiamo fatto un video di questa intervista e lui mi ha tolto sistematicamente tutte le parti interessanti, ma sembrava non c'era niente di particolarmente problematico, imbarazzante, ma questa no. Alla fine della discussione non mi ricordo come è andata a finire. Se non abbiamo altre domande, ci, vabbè, con, in realtà con Patrizio